Stefano De Martino, Maurizio Costanzo Show, l'opinione su Ignazio e Cecilia. Stefano De Martino, Maurizio Costanzo Show, l'opinione su Ignazio e Cecilia Rodriguez. Al Maurizio Costanzo Show sbarca Stefano De Martino. E il padrone di casa non può esimersi dal chiedergli un parere su quanto accaduto nella casa del grande fratello VIP tra Cecilia e Ignazio Moser. Anche perché in trasmissione, seduto al suo fianco, c'è Francesco Monte, ma soprattutto perché il ballerino, della famiglia Rodriguez, non è certo un estraneo, essendo convolato a nozze, purtroppo finite in fretta, con l'ammagliante Belen. Insomma, per rivolgergli un paio di domande sull'affaire più chiacchierato dell'ultimo mese, di motivo ce ne era più di uno. E Maurizio, da buon giornalista navigato, non si è fatto sfuggire l'occasione. Andiamo a scoprire le parole del danzatore napoletano. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, parla Stefano De Martino. Stefano De Martino, a proposito della tresca tra Cecilia e Ignazio, ha le idee ben chiare, penso che l'amore e la passione siano due sentimenti difficilmente controllabili. Lo dico in prima persona perché non sono mai stato capace di gestirli fino in fondo. Il ballerino è sincero, ma soprattutto non vuole fare retorica, incappando nel moralismo, in questo caso mi dispiace per Francesco, i due si guardano e sorridono, NDR, ne abbiamo già parlato. Quello che possiamo dire è questo, è il contesto che è stato sbagliato. Non mi piace cavalcare finti moralismi e attaccare facilmente chi è attaccabile. Spazio quindi a una riflessione più ampia sui rapporti sentimentali, tutti della vita abbiamo lasciato, siamo stati lasciati, abbiamo tradito. Costanzo interviene sussurrando il modo e il modo, mi dispiace appunto per il modo, fa eco Stefano, riferendosi al tradimento consumato in Mondovisione da parte di Moser e Cecilia. Stefano De Martino balla con Corinne Clery al Maurizio Costanzo Show. Dopo aver affrontato la questione spinosa sul rovente triangolo sentimentale innescatosi al grande fratello VIP, Stefano è stato invitato a ballare dal marito di Maria De Filippi con una fresca ex inquilina del reality di Canale 5, presente in trasmissione, Corinne Clery. Richiesta prontamente accettata dal danzatore, che ha così accompagnato in una dolce danza l'attrice francese.